Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV, la nostra puntata numero 381. Come sempre in apertura vi ricordo che tutte le precedenti sono a vostra disposizione, totalmente gratuite sul nostro canale YouTube che si chiama Tutto Bene TV. È tornata a trovarci e per questo la ringraziamo, la dottoressa Sara Bernardi, farmacista e biologa nutrizionista. Benvenuta, bentornata. Grazie, grazie mille. Viste le precedenti puntate, che appunto potete trovare sul nostro canale YouTube, potete andarle a rivedere, puntate che hanno riscosso grande attenzione, torniamo a parlare di alimentazione in senso generale, ma con alcune specifiche. E la prima su cui vogliamo concentrarci proprio in questa puntata è quella dei falsi miti, ovvero, possiamo definirli, elementi a cui ancora, in alcuni casi, metto anche il sottoscritto, crediamo per abitudine, o che nella peggiore delle situazioni ci viene addirittura consigliata da qualcuno che dovrebbe essere un professionista del settore. Non indaghiamo troppo la seconda parte, concentriamoci però appunto su questi falsi miti che riguardano proprio la nostra alimentazione. Sì, oggi vediamo 10 falsi miti, i più, diciamo, i più famosi, i più quelli che vengono considerati maggiormente dalle persone e che ancora in studio quotidianamente vengono riportati dai pazienti. Quindi andiamo a cercare di smontarli uno ad uno. Avremo delle sorprese? Forse sì. Partiamo dal primo allora, partiamo dal primo falso mito, eccolo qua. Il primo questo falso mito, l'orologio. Sì. Non si devono mangiare carboidrati dopo le 18, quindi vediamo questa immagine molto carina di una pizza margherita che prima delle 18 ci apporterà circa 700 calorie e invece alle 18.01 invece ce ne apporterà 2000. Quindi ci sono tante persone che ancora credono che effettivamente consumare questo tipo di macronutrienti, che sono i carboidrati, la sera dopo le 18 gli permetterà di ingrassare, diversamente da se li mangiano prima di questo orario. Quindi andiamo a smontare subito questa falsa credenza. Perché? Perché i carboidrati sono dei macronutrienti fondamentali nella nostra alimentazione e a qualsiasi ora li mangiamo avranno lo stesso effetto sul nostro metabolismo. Ora, perché esiste questa credenza? Perché comunque i carboidrati sono dei macronutrienti che legano molte molecole d'acqua. Quindi se per esempio mangiamo una bella pizza a cena e poi magari ci mettiamo sul divano oppure andiamo a dormire 2 ore dopo, non abbiamo il tempo necessario che serve al nostro organismo per compiere una corretta digestione. Di conseguenza ci sentiremo molto gonfi e se il giorno dopo ci mettiamo sulla bilancia probabilmente peseremmo 1,5 kg, anche 2 kg in più. Ma questi 2 kg possono essere grassi? Assolutamente no, sono semplicemente liquidi che vengono legati dai carboidrati che sono presenti in questo pasto, pizza, ma anche pasta, anche riso, pane, quindi grandi quantità di carboidrati la sera ci porteranno a pesare di più la mattina, ma è solamente un discorso di liquidi che vengono trattenuti dal carboidrato. Inoltre, a volte possono e dare una sensazione di pesantezza, ma questa sensazione di pesantezza è dovuta dal fatto che appunto ci mettiamo sul divano oppure andiamo a dormire in tempi troppo brevi. Quindi se mangiamo un piatto di pasta a pranzo ci sentiamo meno pesanti, se lo mangiamo a cena ci sentiamo più pesanti, ma il motivo è solamente che non diamo un corretto tempo al nostro organismo di digerire questo pasto. Un altro motivo per cui viene consigliato tante volte anche da alcuni colleghi di consumare carboidrati nella prima parte della giornata è perché si pensa che le attività della giornata possano permetterci di bruciare, tra virgolette, questi carboidrati, cosa che invece non avviene la sera, perché chiaramente la sera magari uno non è che va in palestra o va a camminare.
Però anche questo è un discorso che non regge, perché comunque quello che conta è la quantità di carboidrati, ma di calorie apportate appunto da questi macronutrienti, che avviene settimanalmente, giornalmente, non dipende dall'orario in cui vengono introdotti. Di conseguenza, mattina, pomeriggio, sera è uguale. L'importante è assumere la giusta quantità di carboidrati, che devono essere calcolati in maniera specifica per ogni persona, perché chiaramente ognuno di noi ha un fabbisogno diverso, che dipende dalla nostra corporatura, dal nostro peso e dalla nostra attività fisica. Quindi chiaramente chi fa più attività fisica dovrà inserire nella sua dieta una quantità maggiore. Non è il singolo pasto quindi che fa la differenza, tantomeno l'orario, come abbiamo visto in questo primo falso mito appena sbugiardato. Siccome ne abbiamo ben altri 9, giusto? Io mi limito, anche perché sono davvero interessanti, siamo partiti bene, a fare un po' come il DJ radiofonico quando fa le classifiche, che lancia semplicemente il disco. In questo caso, tra l'altro, non devo neanche lanciare niente di particolare, ma solo chiamare il numero 2, eliminare tutti i grassi mi farà dimagrire. Esatto, questo è un altro falso mito, perché molte persone credono ancora che eliminare i grassi farà in modo che il nostro organismo non sintetizzi ulteriori grassi. Così non è, chiaramente, perché se elimino i grassi, che sono un importante macronutriente della nostra dieta, andrò sicuramente ad aumentare altri macronutrienti, tra cui proteine e carboidrati. Proteine e carboidrati che, se vengono assunti in eccesso, verranno inevitabilmente convertiti in grassi. E tra l'altro, eliminare un macronutriente così importante può dare luogo a problemi veramente gravi. Infatti, pensiamo solamente che, pensiamo al colesterolo, il tanto demonizzato colesterolo, è la molecola base per la sintesi di tutti gli ormoni sessuali, per esempio, sia androgeni che estrogeni, è la molecola base per la sintesi di ormoni che vanno a regolarizzare la pressione, per esempio, come l'aldosterone, è una delle molecole più importanti che vanno a costituire tutte le membrane cellulari delle nostre cellule. Quindi è assolutamente importante, fondamentale, inserire questo tipo di macronutrienti nella nostra dieta. Stesso discorso vale per gli acidi grassi. Quindi l'importante è andare a discriminare tra i vari grassi, quindi cercare di aumentare all'interno della nostra dieta la quantità di acidi grassi monoinsaturi, come quelli per esempio presenti nell'olio di oliva, e poliinsaturi, come ad esempio gli omega 3 e gli omega 6, che sono presenti nel pesce azzurro, negli oli vegetali, stando comunque sempre attenti al rapporto tra omega 3 e omega 6, che non deve essere troppo sbilanciato verso gli omega 6, cosa che succede spessissimo nella nostra alimentazione, perché una quantità troppo elevata di omega 6 può portare a un aumento dei meccanismi infiammatori. E invece bisogna stare attenti e consumare con più parsimonia i grassi, gli acidi grassi saturi, che comunque, come per esempio quelli del burro, quelli della carne, che possono essere consumati comunque sempre limitandone l'utilizzo, e cercare di evitare il più possibile invece gli acidi grassi trans o acidi grassi idrogenati, che sono quelli che si trovano in tutti i cibi industriali, merendine, patatine, e questi sono quelli che sono veramente nemici del nostro sistema cardiovascolare. Quindi consideriamo una quantità di grassi che può variare tra il 20 e il 30% delle calorie della nostra dieta, con una quantità di acidi grassi saturi minore possibile, comunque sicuramente sotto il 10%. Numero 3, i prodotti senza glutine fanno dimagrire. Spesso vengono acquistati, infatti, con questa mentalità, con queste idee, anche da chi non avrebbe problemi con il glutine. Esatto, esattamente. E questo è un problema, perché a chi non è stata diagnosticata la celiachia non dovrebbe non consumare prodotti senza glutine. Perché? Perché ovviamente chi è celiaco è obbligato e deve per forza evitare, certo, tutto questo, questi prodotti. Però
chi è sano, chi ha la fortuna di essere sano, dovrebbe comunque avere un'alimentazione equilibrata e assumere tutti gli alimenti che abbiamo a disposizione. Perché? Perché gli alimenti senza glutine sono comunque alimenti che generalmente sono più trattati rispetto agli altri, e il glutine è sostituito con una quantità maggiore sia di grassi che di zuccheri. Quindi si intraprende un'alimentazione senza glutine allo scopo di dimagrimento, in realtà quello che si ottiene è l'effetto opposto, cioè si ingrassa. Sono elementi che devono essere utilizzati anche per compattare gli alimenti stessi, perché diversamente senza glutine proprio farebbero difficoltà anche a stare insieme, quindi è un fatto meccanico di produzione, ma questo è. 4. Lo zucchero, questo è bellissimo, bellissimo, lo zucchero come un semplice colore ci inganna, lo zucchero di canna è meglio dello zucchero bianco. Sì, esatto, questo mette in crisi veramente tante persone che anche quando vengono in studio mi dicono: no, ma io non uso lo zucchero bianco, io uso sempre lo zucchero di canna. È uguale, è uguale fondamentalmente, perché allora lo zucchero normale, lo zucchero bianco deriva dalla barbabietola da zucchero, lo zucchero di canna deriva dalla canna da zucchero. Quindi hanno una derivazione leggermente diversa, però fondamentalmente sono costituiti da saccarosio, hanno la stessa quantità calorica. Lo zucchero di canna ha una colorazione diversa perché contiene della melassa all'interno, che comunque ha sempre le stesse calorie dello zucchero bianco normale. Quindi, e tra l'altro, lo zucchero, il 99% dello zucchero di canna comunque è sempre un prodotto estremamente lavorato. Quindi se prendiamo uno zucchero grezzo, uno zucchero veramente poco raffinato, potrebbe avere una quantità di sali minerali maggiore, sempre a parità di calorie. Ma in realtà quelli che si trovano in commercio sono estremamente raffinati anche questi. Quindi li mettiamo esattamente sullo stesso identico piano, non cambia nulla. Bisogna diminuire la quantità di zuccheri che vengono assunti giornalmente. Punto. Punto. Punto numero 5 invece, e questo ricorda la famosa battuta: l'ananas brucia i grassi, sì, se lo vai a prendere a piedi in America. In Costa Rica, esatto, se vai a nuoto probabilmente brucerai dei grassi, altrimenti no. Allora, l'ananas è un frutto di ottima qualità, nel senso che è un frutto che ha pochissime calorie, contiene più del 90% di acqua, quindi comunque ha sicuramente un buon effetto drenante. Questo falso mito che brucia i grassi, seppur senza senso, è dato dal fatto che l'ananas contiene una molecola che si chiama bromelina, che ha un'attività proteolitica. Cosa vuol dire? Che favorisce la digestione delle proteine, quindi non dei grassi, ma delle proteine. Quindi possiamo pensare che mangiare dell'ananas dopo un pasto ricco di proteine potrebbe aiutarci a digerire meglio. In realtà è così non proprio, perché la bromelina è concentrata prevalentemente nel gambo dell'ananas, quindi la parte che noi normalmente eliminiamo, non nel frutto. Tra l'altro l'ananas è un frutto che normalmente non cresce alle nostre latitudini, quindi comunque un frutto importato che perde parte delle sue attività, e quindi, come sappiamo, sarebbe meglio scegliere frutta e verdura di stagione. Quindi anche da questo punto di vista non è una grandissima scelta. Poi mi ricordo le diete anni 90 che andavano tanto di moda, la dieta dell'ananas, quindi dove i pasti venivano completamente sostituiti da quantità impossibili di ananas, che ovviamente era l'ananas sciroppata, quindi piena di zucchero. Però purtroppo questo è ancora ciclicamente, comunque queste diete si ripropongono in maniere e forma diverse, e c'è ancora chi le segue, c'è ancora chi ci crede, quindi attenzione. E purtroppo va detto che l'ananas sciroppato è tipico ancora nei pasti di molti ospedali, quindi c'è ancora tanto tanto lavoro da fare. Noi, anche grazie ad ospiti come la dottoressa Sara Bernardi, facciamo la nostra piccola parte in termini di divulgazione, poi sta a ciascuno di voi, insomma, comprendere ed applicare. Numero 6, non si deve bere acqua durante i pasti, anche questo diffusissimo. Sì, anche questo
è un falso mito che fa parlare tanto. Non annacqua la digestione. C'è un suo perché in realtà, però dobbiamo sempre pensare a quali sono le quantità. Anzi, tante volte quando si ha lo scopo di dimagrire, bere un bicchiere d'acqua prima di iniziare un pasto potrebbe essere utile a riempire parzialmente lo stomaco. Perché si dice che non va bevuta l'acqua durante i pasti? Perché sembrava che andasse a diluire troppo il pH dello stomaco, quindi andando a rendere il pH dello stomaco meno acido e quindi permettendo l'inattivazione di specifici enzimi che invece lavorano solamente a pH estremamente acido. Questo è vero, però per fare sì che questo accada ci vogliono quantità veramente importanti di acqua. Quindi è stato studiato, è stato dichiarato che con quantità fino a 600 ml d'acqua questo non succede. Due o tre bicchieri d'acqua si possono bere tranquillamente, senza nessun problema, anche perché l'acqua comunque favorisce la formazione di un bollo alimentare di una consistenza corretta, quindi gli alimenti opportunamente emulsionati con una corretta quantità di acqua comunque vengono digeriti più facilmente rispetto all'alimento secco, perché tante volte se mastichiamo in maniera adeguata con la saliva si forma un bollo alimentare facilmente digeribile. Tante volte questo non accade, certo. Quindi mangiamo troppo velocemente, non mastichiamo a sufficienza e quindi l'acqua ci aiuta in questo senso. Molto interessante. Punto numero 7, bere succhi o spremute di frutta è come mangiare la frutta. Sarebbe bellissimo se fosse così. Sarebbe bellissimo, ma molte persone, molti genitori, molte mamme, sì, molti nonni ci credono ancora fortemente. Mio bambino non mangia la frutta, allora gli prendo il succo di frutta. Assolutamente no, ma no categorico, nel senso che il succo di frutta non sostituisce minimamente la frutta, contiene pochissima frutta e in questi preparati vengono eliminati totalmente le fibre benefiche che sono presenti nel frutto intero e vengono aggiunti quantità improponibili di zuccheri semplici. Quindi impariamo a leggere le etichette e anche le spremute, anche le famose centrifughe che sono andate di moda per tantissimo tempo, sono solamente delle metodologie che permettono di concentrare gli zuccheri e di eliminare le fibre. Sappiamo che le fibre a livello intestinale rallentano l'assorbimento degli zuccheri, dei carboidrati e eventuali grassi che possono essere presenti nel pasto. Se noi le eliminiamo totalmente, queste sostanze verranno assorbite alla velocità della luce, dando dei picchi glicemici molto importanti che non vanno bene a nessuna età. Non a caso abbiamo già anche fatto una puntata disponibile appunto sul canale YouTube dedicata proprio all'obesità, che oggi è veramente una piaga anche a livello infantile e sembra dover essere ancora in crescita anche per la mancanza di apprendimento di nozioni come queste. Il punto numero 8 è un cavallo di battaglia per il sottoscritto, perché io le adoro. Le uova aumentano il colesterolo? No, benissimo, questa è una grande notizia. No, ci sono fior di studi ormai che hanno smentito questo falso mito, quindi parliamo sempre di soggetti sani e senza patologie. Le uova non aumentano il colesterolo, anzi ci sono diversi studi che sono stati fatti che ci confermano che soggetti che consumano abitualmente uova hanno un aumento del colesterolo buono, quindi colesterolo HDL, e una diminuzione del colesterolo cattivo, colesterolo LDL. Tra l'altro il nostro corpo lavora con un meccanismo feedback. Se noi assumiamo colesterolo dall'esterno, a livello endogeno, cioè del nostro fegato, viene bloccata la produzione. Quindi a meno che non ci siano patologie specifiche come un'ipercolesterolemia familiare, nel quale il fegato senza nessun controllo continua a produrre colesterolo, problemi non ce ne sono. Tra l'altro nel tuorlo dell'uovo è
contenuta la lecitina che a livello intestinale va a ostacolare l'assorbimento del colesterolo stesso. Quindi assolutamente via libera alle uova, le dosi poi chiaramente devono essere decise in base al soggetto, quindi non è uguale per tutti, ma abbandoniamo l'idea delle due uova settimanali. Punto numero 9 e penultimo, quindi l'alcol aiuta a riscaldarsi e favorisce la digestione. Ecco, qui ne ho messi due in uno, qui ne ho messi due in uno perché, allora, l'alcol aiuta a riscaldarsi, falso, quindi andiamo nel rifugio in montagna, ci beviamo un liquorino per riscaldarci, sicuramente non ci riscalderà, magari potrà fare bene all'umore e ad altre cose, ma sicuramente non a riscaldarsi, certo. Perché? Perché l'alcol provoca una vasodilatazione momentanea che quindi ci dà una sensazione di calore che però dura poco tempo, dopodiché invece questa vasodilatazione porta a una dispersione del calore, quindi a un raffreddamento del corpo. Questo è molto importante perché sappiamo che purtroppo tanti homeless, tanti senza tetto perdono la vita quotidianamente perché bevono con l'intento di riscaldarsi sostanze alcoliche e purtroppo hanno l'effetto contrario. Quindi mi raccomando, questa cosa non è vera. Facilita la digestione, anche questo falso mito deriva dal fatto che gli amari generalmente sono fatti con erbe amare che effettivamente facilitano la digestione, ma proprio l'alcol in sé invece la ostacola. Perché? Perché va a rallentare lo svuotamento gastrico, quindi il cibo fondamentalmente rimane per un tempo maggiore dentro lo stomaco invece che andare a proseguire, diciamo, a livello duodenale, intestinale, quindi rallenta la digestione e oltretutto l'alcol è una sostanza fortemente irritante per la mucosa gastrica, di conseguenza permane per un maggior tempo durante lo stomaco creando danni. Ultimo punto, il numero 10, si può dimagrire solo con diete molto restrittive. Chiudiamo forse con una buona notizia, se questo è un falso mito. Diciamo che con una dieta molto restrittiva sicuramente si dimagrisce in breve tempo e nello stesso breve tempo si riprendono tutti i chili con gli interessi. Le diete molto restrittive non funzionano perché non sono sostenibili nel tempo. Quindi quello che possiamo dire è la dieta deve essere cucita come un vestito addosso a ognuno di noi, deve essere sostenibile e deve essere fatta con alimenti che ci piacciono e fatta in modo da poterla fare per sempre, per fare in modo che diventi uno stile di vita. La dieta è uno stile di vita, non è una costrizione. Fino a che non cambiamo questo atteggiamento mentale, non potremo mai raggiungere gli obiettivi. Tante le domande che sorgerebbero su questi falsi miti, intanto grazie, tutti molto interessanti, chiaramente abbiamo i nostri limiti di tempo e siamo proprio lì a filo, però una la voglio fare, che riguarda lo zucchero, quando abbiamo detto no, zucchero bianco, zucchero di canna, no, la questione sta nel consumare meno zucchero. E i vari sostitutivi dello zucchero che si sono succeduti negli anni, come sempre anche un po' a mo' di moda, come poi capita appunto anche in tema alimentare, siamo partiti dalle bustine, siamo arrivati alla stevia, eccetera. Potremmo farci una puntata, veramente, c'è un mondo. Ci sono dolcificanti sintetici, dolcificanti naturali, sicuramente sono preferibili quelli naturali, come abbiamo accennato la stevia, come ottimo l'eritritolo per esempio, quindi abbiamo questi due dolcificanti naturali. Per quanto riguarda i dolcificanti chimici ci sono veramente mille studi che hanno, per il momento non sembra che ci siano problemi di tossicità, possono sembra alterare parzialmente il microbiota intestinale e quindi bisogna continuare a studiarli, mancano ancora studi a lungo termine. Io credo che tutto fatto con il giusto equilibrio sia la chiave della salute, cioè se io metto una pastiglia di dolcificante nel caffè al giorno non mi succederà mai niente, se invece comincio a sostituire
etti di zucchero con etti di dolcificante in impasti di torte, biscotti, eccetera, eccetera, allora bisogna cominciare a stare un pochino più attenti, ma proprio perché non abbiamo studi a lungo termine che ci confermano la sicurezza di alcuni di questi prodotti. Bene, conserviamo questo accenno allora come spunto magari per una prossima puntata, oltre quelle che, ve lo diciamo, ve lo preannunciamo, abbiamo già messo in cantiere, che andranno poi in onda anche nelle prossime settimane. Per ora grazie molte a voi per averci seguito, grazie alla dottoressa Sara Bernardi, grazie, farmacista e biologa nutrizionista. L'appuntamento con Tutto Bene TV, come sempre, per la prossima settimana.